cuore di Apice Vecchia ha smesso di battere il 21 agosto del 1962. Quella sera due violente scosse di terremoto, che provocarono 17 morti tra il Sannio e l'Irpinia, colpirono duramente quello che era allora uno dei borghi più suggestivi della provincia di Benevento, danneggiando la maggior parte delle abitazioni e gettando nel panico i suoi circa 6.000 abitanti. Per il paese, già duramente colpito da un altro terremoto nel 1930, questo nuovo sisma segnò l'inizio della fine. Le autorità decisero infatti di trasferire l'intera popolazione in un nuovo sito, più sicuro, a pochi chilometri di distanza. Da allora, fermare il declino del vecchio centro storico è stato impossibile e il paese è oggi un borgo fantasma, dove rovine e degrado seppelliscono i ricordi di un passato vicino, ma che ormai sembra perduto per sempre. Un tentativo di rilancio si è avuto nel 2006, con l'idea, promossa dall'allora sindaco Raffaele Giardiello, di trasformare Apice Vecchia in un museo a cielo aperto sulla vita quotidiana nella provincia italiana del dopoguerra. Una sorta di sito di moderna archeologia, che qualcuno, con una certa enfasi, definì una moderna Pompei. Anche quel progetto, però, si è arenato. La decadenza del paese prosegue inarrestabile. Nonostante il degrado, però, sono in tanti che, mossi dalla nostalgia, tornano a visitare questi luoghi, anche a rischio della propria incolumità. Anche tra le macerie, però, qualcosa sopravvive. È il caso del salone di Tommaso Conza, lo storico barbiere che non ha mai abbandonato il vecchio borgo, dove ancora oggi lavora, immerso tra rovine e silenzio. Io sono qua dal 1964 e opero in questo paese perché lo amo tanto. Io sono affezionato a questo paese, ci resto fin tanto che il Signore mi dà la forza di lavorare ancora. È un simbolo per me restare in questo paese perché lo amo tanto, insomma, ci è fatto una vita con 3 generazioni, qua, nipoti, figli e tutto l'altro resto. E mi ci resto, come le ho detto poc'anzi, fin tanto che avrò la forza di lavorare, e mi ci lasciano stare. Il futuro per me era armonioso, era bello, però con il tempo a passare, con questa crisi economica e tutto l'altro resto, non ho potuto più credere ai politici, non ho potuto più credere perché avevano fatto tante proposte per questo centro storico. Però thank you.
In questa ventosa e nuvolosa giornata di Pasquetta, come promesso, ci stiamo avventurando nel paese fantasma di Abice Vecchio, in provincia di Benevento. Al momento non abbiamo incontrato restrizioni di alcun tipo, è completamente abbandonato e gli abitanti in seguito si sono trasferiti al paese nuovo, che è un pochino più a valle, dista circa 2,5 km dal paese vecchio. Vediamo un po' questo paese, che a quanto pare che sia molto suggestivo, che cosa c'ha da offrire. Come sempre cercheremo di offrirvi le immagini migliori, le immagini più suggestive e soprattutto le più reali di questo paese fantastico. Andiamo a vedere insieme. Guarda che bello, guarda là, visto? Guarda lì come Madonna, dove devo passare per forza. Guardate qui, guardate ancora i reperti, chiamiamoli reperti impropri, ma oggetti lasciati al momento dell'abbandono. È qualcosa di magnifico. Ancora bottiglie piene, recipienti. È incredibile, incredibile. E questa crema che cosa contiene? Sai che cos'è? Guarda la cucina vecchia, puoi mettere di silenzioso, non c'è la cortesia. Guarda che meraviglia, guarda, questa è una vecchia macelleria, la carne sta, si
simbolo della carne. No, veramente, il simbolo della carne. Ma no. È bellissimo. Dove stavo andando prima che mi hai risolto? La sala biliardo. Andiamo, andiamo. Guarda là, guarda, micidiale, il portone in anticoro dal pure. Addirittura, so che cazzo si fa. Ideale. Guarda, guarda qua, guarda, incredibile. Faccio un paio di sessioni qua. Qua non commentare, che sto registrando. Macelleria. Se c'è qualcuno ancora in questo posto. Mi può dire, mi può pronunciare il suo nome? Questo era un bar incredibile.
bar, guarda. Madonna che immagini, guarda qua. Seggiolone, antico seggiolone. Capire sopra da dove si va però. E qua non si va da nessuna parte. E mo? E tu dici che io non entro? Io non salgo qua. È incredibile. Guarda, spettacolo. Documenti del tempo, quanti documenti dell'epoca. Questa deve essere una casa molto signorile, sia il pavimento che anche i soffitti. Micidiale qua. Niente ancora.
giornali vecchi, libri di scuola, una poltrona. No, no, no. E dai, vieni. Sono la merceria. Guarda qua, ma col bambino. Qua c'è, sento più o meno. Ma no, è incredibile, oh, è incredibile, queste sono immagini incredibili. Vedi anche se è spento. Che sta facendo? Con la bustina rosa. No. Dammi il K2. Aspetta, aspetta. Le grucce. Modo che bello, no, 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 no. Thank you.
perché tutta questa roba sta accadassata qua, vorrei capire. Ma tutta accadassata qua sta roba. Ma perché? Quindi come stiamo vedendo, questo è un paese veramente incredibile, perché comunque è rimasto tutto com'era. Purtroppo è abbandonato a se stesso. Le istituzioni pare che stiano ristrutturando buona parte del paese, però sostanzialmente è un luogo completamente fantasma, abbandonato. E la cosa che più veramente fa male di questi posti è che comunque, come state vedendo anche delle riprese, è un assoluto scempio, perché la barbarie umana è capace di fare anche questo. Peccato, perché questi sono luoghi che rivivono tramite la memoria, tramite il ricordo, soprattutto delle persone che ci dimoravano qui. È più un discorso affettivo soprattutto. Speriamo che in un immediato futuro le istituzioni possano definitivamente recuperare questo luogo, che comunque è assolutamente tutto come è rimasto al momento dell'abbandono. Bottiglie, oggetti, addirittura ancora recipienti pieni di liquidi e quant'altro. Queste sono immagini esclusive, amici. No, non è possibile, guarda. Non è possibile, guarda. C'è ancora l'energia elettrica, possibile. Questa luce dove, cioè, sicuramente ci sarà attaccato qualcosa, non ne ho idea. Questo deve essere sicuramente un negozio di abbigliamento, una merceria, un qualcosa, va. Vedi? Perché io devo andare a esplorare ogni singolo punto del paese, ogni singolo buco, se non sono contento. No, niente di che. Una vecchia caldaia, Fernet Branca. Piatti ancora, guarda.
Ma no, il frigorifero, raga, questo è spettacolare, eh? Questo è spettacolare proprio da vedere. Oh no! Vedi che spettacolo qua, va. Andavano a vedere un po' sti posti dove Ah, qua mi ha facevano detto che queste c'era, strade. praticamente c'è un vicoletto che c'è una fontana, dice che ancora scorre l'acqua dopo. Addirittura. Sì. Ma che giuro, forse di un incontro loro conoscevano in quel Sì, posto. erano di qua perché andavano tranquilli. Addirittura qua c'è acqua che scorre. Ma no, micidiale, guarda qua. Oh, quindi c'è ancora l'acqua qua. Si è rotto il tubo dell'acqua praticamente, scorre l'acqua non so da quanto tempo. Guardate, guarda, incredibile. Chissà da quanti anni sta scorrendo l'acqua qua. Ma mi meraviglio che ci sia ancora l'acqua corrente collegata dalle tubazioni. No? È strano. Ma è acqua pulita da bere, eh? Sì, però insomma. No, dallo scarico scorre, dal tubo dello scarico, vedi in alto a sinistra. Ma no, però che spreco. Spettacolare però, eh. Ma queste sono medievali queste case, eh? Vedi che sono proprio. Di lì non c'è più niente. No, non c'è più Ah, niente. prendiamo indietro. Qua sono ancora i banchi frigo. I banchi frigo. Qua sono i banchi frigo addirittura. Dei surgelati. C'è una torcetta piccola, però. Non si può Là, là. andare, Non eh? si Stai riesce a vedere tranquillo, niente. rilassati. Sei sicuro che oggi non si può andare? Si Minchia. può andare. Ma sei sicura? In Sì. realtà ci Si può vorrebbe una andare, corda, ci ma non vorrebbe. ci dovrebbe essere granché però. L'ho informata. No, si può andare, non è tanto difficile, Ma però. questo Esatto. qui c'è John Frusciante. No. Un? John Frusciante, chitarrista dei Red Hot. Ma infatti questa era tipo un Ma guardate che panorama di quello che si vede. E mo andiamo, andiamo. No, e non solo, eh. che cosa? Qua c'è il cartone di Cassia.
infatti quelle tartuti, anche le un impianto vocale qui. Ma qua non sono entrato, guarda. Per me hanno fatto che facevano qualche concerto qua. Sì, Settino. Vediamo. Lemma è una marca, infatti c'è scritto casse attive. Qua non sono entrato. Qua sono altro. Là c'era la batteria. Qua c'è la batteria. Sì, no, qualche... Amore, ti serve un porta natte di abiti? Non ti preoccupare, sono da 4 giorni con il... Ma figurati. Oh no. Ma di questo oggetto qua, una torcia, segnale stradale. Io sai cos'è, se trovo qualche oggetto me lo voglio portare, però mi penso due volte, perché se è impregnato di... Bravo. Di negatività non mi conviene più di tanto. Esatto, quello che dico sempre io a Francesco. Allora c'è una... Oh, guarda qua, micidiale. Le sedie, sono ancora delle sedie. Tutte queste bottiglie vuote, che ne facevo? Però qua rischiamo che ci trovi il pavimento addosso, cioè... Anche se non credo che sia. Guarda, gli zoccoli sono ancora qua. Gli zoccoli. Ma no. Zoccoli? Ah, li scopo. Hai visto? L'obiettivo sono cazzo. Ah no, guarda qua. Salsa. Cioè questa bottiglia di salsa. Madonna, è incredibile però qua. Qua c'è ancora la bottiglia con la salsa, guarda. Prendi, perché domani mi faccio il ragù. Magari è buona, Casarecci. Quanti cazzi ne hanno avranno queste cose? Incredibile. Ma quando è stato che se ne sono andati? Credo che li hanno messi tutti. No, nel 60 se non sbaglio, nel 60, nel 62. Ah, non è nel terremoto dell'Irpinia dell'80 che se ne sono andati qua? Io ne avevo letto addirittura del 60. No, io penso che sia dell'80, perché il terremoto di Irpinia è stato, cioè ne sono stati altri, ma quello... Forse hai ragione, forse è l'80. L'ultimo quello... Forse 82, non so. Comunque, lì sì, non è di qua. Che qua, infatti questo qua sensazioni negative a me non me ne danno. No, no, infatti, anche io. Devo sapere un fatto che praticamente a 300-400 metri da casa sua c'è un villone dove hanno ammazzato una. Sì. Io passavo di là e mi sentivo male, ma non lo sapevo. Questo per anni 60, vedi? Anzi, anni 50 questo qua. Hanno ammazzato una, io non lo sapevo, però passavo di là e dicevo, a me piace sto posto, poi mi dissero il fatto. Quindi di solito io
Non è che, però sento un po' magari il malessere. 97, 80, 87, 88, 11 diari. Come la medium, la medium che è mandata a quel paese. Ma è scema quello, ma stiamo scherzando. Ma vedi pure le bombole dei casi. Questa è una pagina già, non è elenco. No, quindi sono comunque tornate le persone, perché se stavano... Ci sono cose un po' più recenti. Qua hanno morato proprio. Sì, la parallela. Di qua, di qua, di qua. Quella è zona nuova, comunque zona ristrutturata, vabbè. E allora la roba di messi lì non dobbiamo fare più questa cosa. No, ormai è di loro che era completamente abbandonata. No? Cos'è la beccaeria? Che cosa? Io e te, cioè, quando siamo venuti tempo fa, siamo andati da quel lato dove ora hanno fatto un locale alla macelleria. Ma prima non c'era niente. No, là c'è una trattoria. Cioè... Visto? Di bruciare. Comunque qua con la nuova che cosa sentirai tu, eh? Sì, come voci sì. Sicuro. Addirittura questa è una palazzina proprio. Questa non è manco pericolante. Ma qualcuno avrà fatto sicuramente dall'altro lato. Ma qua l'hanno lasciata molto più avanti, cartella dei pagamenti 1967. Addirittura 60, poi ci facciamo una foto, aspetta, 67 addirittura. Sì, sì. Minchia. Ma ti è capitato mai che sento qualcuno ti ha detto che devi andare di qua? No. Di con qualche masseria? No. Tanto sono posti abbandonati, non è che. Sì, al massimo il fatto di farsi male. Uno prende se ne va altro. No, ma qua ci hanno abitato pure fino a Felcia Azzurra con il baratto. Sì, ma poi anche quel doccino. Cioè, se uno rimane senza casa, smene da qua una notte. Qualche zingaro. Sicuro. No, a loro che piacciono i posti più belli.
anno è? 3 aprile 2017, questo è recentissimo. Ma no, micidiale qua. Questi ragazzi minorenni che vengono qua da soli. Non ha senso questo palazzo, perché è pieno di salite e discese? Ma io andrò anch'io. Vai giù? Vuoi questo? Cosa? Allora un attimo. Vediamo un po' se c'ho degli resti. E io non mi avvento molto perché non sono molto agile. Sento un odore di carbonello giù. Minchia, micidiale questo palazzo. Raga, venite qua. Novembre 2000. Le casse dell'acqua. Dove? Tutte
Questa bottiglia vuota, sono. C'è che pare addirittura. Dai! Ragazzi! Qua sono ancora rivestite addirittura.
non puoi ancora evitare questa cosa, non puoi andare. Bellissima, un sacco di cose. Poi sì. Indumenti ancora se non so. Veramente? Sì. No, aspetta un attimo, se c'è il cellulare di Maurizio. Qua thank you.
Dai, peccato, scusa. Questa è un'officina, era. Omicidiale. Non è anche sta cazzo di macchina.